Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 29 giugno ricordiamo i santi Pietro e Paolo, apostoli. Ascoltiamo. I santi Pietro e Paolo sono due apostoli molto diversi tra loro, segnati da una storia e percorso di fede completamente diversi. Pietro, che alla nascita si chiamava Simone, scelse di cambiare nome quando decise di seguire Gesù insieme a suo fratello Andrea. Fu il primo discepolo a riconoscere Gesù come Messia, figlio di Dio, ricevendo il primato degli apostoli. Dopo aver rinnegato il Signore nei duri momenti della passione, fu il destinatario del primo annuncio della risurrezione, insieme alle donne e a Giovanni, al mattino di Pasqua. Il giorno di Pentecoste, quando lo Spirito Santo, disceso sui discepoli, conferiva loro la capacità di parlare in tutte le lingue del mondo, Pietro placcò la folla impaurita e turbata, spiegando che a compiere il miracolo era stato il Signore Gesù, resuscitato dal regno dei morti. Il suo discorso spinse molte persone alla conversione e a migliaia giunsero nei giorni seguenti per ricevere il battesimo. I suoi viaggi lo portano fino a Roma, dove andrà incontro al suo destino per volontà di Nerone. La storia di Paolo si intreccia con quella di Pietro. Prima della conversione si chiamava Saulo e la sua vita era dedicata interamente alle tradizioni ebraiche e alla persecuzione dei cristiani, che considerava una setta pericolosa da estirpare. Fu proprio mentre compiva il suo dovere di sterminatore che avvenne la conversione. Mentre Saulo si trovava in viaggio sulla via di Damasco per inseguire un gruppo di cristiani fuggiti da Gerusalemme, venne colpito da una luce abbagliante che lo accecò. Nel bagliore sentì una voce: «Saulo, Saulo, perché mi perseguiti?» Era il Signore Gesù. Venne battezzato da Anania e dopo aver vissuto per un periodo a Damasco, iniziò i suoi viaggi che lo portarono ad annunciare il Vangelo fino alla tappa finale di Roma, ove riceverà il martirio. Pietro e Paolo sono due colossi della Chiesa cattolica e del cammino cristiano. Ecco, grazie a loro la Chiesa è rimasta stabile ed è riuscita a superare, pensiamo un po', anche la scomparsa terrena di Gesù Cristo. Loro due caratteri così diversi, quasi opposti, due uomini molto, molto, userei questo termine, tosti, anche ruvidi in un certo senso. Ricordiamo l'impulsività a volte di Pietro che l'ha portato fuori strada, ma anche la sua grande capacità di cambiare e di rimettersi in cammino, in marcia, umilmente, ritornando e ricercando lo sguardo del Signore Gesù. E mentre anche Paolo, lo ricordiamo, persecutore della Chiesa, un uomo che comunque poi non ha mentito sul suo passato, anzi, per quanto riguarda lo zelo, diceva lui, io ero così tanto credente in quello che proponeva l'ebraismo che addirittura uccidevo i cristiani, partecipavo a quest'opera. E poi è divenuto apostolo, pur non essendo stato mai praticamente e contemporaneamente a lui con Cristo quando era vivo in terra. E ci deve far pensare questo: due uomini che non erano perfetti assolutamente, hanno fatto il loro cammino di santità perché hanno saputo cambiare direzione ogni volta che era necessario. E chiediamo proprio l'intercessione per la conversione a questi due nostri fratelli, affinché, come hanno fatto loro, possiamo avere anche noi nella nostra vita una grande priorità, che è quella della Chiesa, e di mandare avanti questo splendido dono che abbiamo avuto, il messaggio del Vangelo di Gesù Cristo. Pietro e Paolo, pregate per noi.